Metti una sera in uno dei luoghi italiani più ricchi di storia, il Teatro Olimpico di Vicenza, la cui costruzione a firma di Andrea Palladio iniziò nel 1580. È qui che, sotto lo sguardo severo delle scene fisse in legno e stucco e delle imponenti statue che abbelliscono la sala, si è svolta per la 26esima edizione delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico la messa in scena della cambiale di matrimonio, la farsa musicata da un Gioacchino Rossini appena diciottenne. Lettere in fila che prendono significato sul palco, diventano parole, componendosi al ritmo della musica e dando un senso all'azione. A dar loro oggi una veste moderna il regista Marco Gandini, aiutato da Andrea Tocchio, autore del progetto scenico, nel pieno rispetto della struttura del celebre Teatro Vicentino, dal 94 Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Su tutte queste lettere si impone però una R, gigantesca, a simboleggiare come un autografo la sigla dell'autore assoluto di questa cambiale, il grande Rossini. Sul podio dell'ottima orchestra di Padova e del Veneto, e maestro anche al fortepiano per i recitativi, il maestro Giovanni Battista Rigon, capace di seguire il dettato rossiniano con estremo brio e massima cura, scolpendo fin nel minimo dettaglio le dinamiche di una partitura che mostra già il genio del Rossini futuro. A seguirlo, una compagnia di giovani voci, tutte meritevoli di attenzione. A cominciare dal padrone della casa dove tutto si svolge, il ricco mercante Tobia Mill, qui impersonato da Daniele Caputo, voce di baritono dall'ottima linea di canto, dominatore della ribalta anche per la sua catalizzante presenza scenica. A dargli del filo da torcere sul palco è la figlia, la giovane Fanny, interpretata dal soprano Lara Lagni. Lei è invece innamorata, corrisposta, di Edoardo Milfort, un amico di famiglia che qui ha le vesti del tenore Iauci Yanes Ortega, cantante dalle delicate nuance, morbidezze ed emissione, pienamente esaltate nel duetto con la sua amata Tornami a dir che m'ami. In realtà Fanny è promessa in sposa, suo malgrado e dietro la firma di una cambiale di matrimonio, al corrispondente americano Mr. Schlock, cui dava voce e corpo il baritono Paolo Ingrasciotta, interprete dalla nobile vocalità e qui a suo perfetto agio nelle agilità rossiniane, già dalla sua aria di sortita che ha scappato il primo e lungo applauso della serata. A completare il cast il soprano Sara Fanin, piccante e acutissima clarina, cameriera di Fanny, ed il baritono Diego Savini, autorevole nel ruolo del cassiere di Mir. L'appuntamento è ora fissato per il 2018, con il proseguimento del progetto quinquennale, dal 2017 al 2021, voluto dal direttore artistico della manifestazione, il maestro Giovanni Battista Rigon, che porterà all'Olimpico di Vicenza le altre quattro farse veneziane, L'inganno felice, La scala di seta, L'occasione fa il ladro e Il signor Bruschino. Rossini dunque tornerà nel Tempio Palladiano come ogni lieto fine impone, al ritmo dei suoi celebri crescendo e rondò che fanno così tanto bene al cuore e all'anima di chi li ascolta e li conserva nella memoria.